Bene per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori e la decisione comune di far fare una valutazione di tutti gli impatti in termini di costi e in termini anche di benefici che faremo fare a un'università. Nel caso di Expo era stata fatta fare alla Bocconi e devo dire che valutazioni che sembravano ottimistiche, la realtà ha dimostrato che erano molto realistiche. Raccontavo che a Milano ancora quest'anno abbiamo avuto un altro 10% in più di turismo e l'anno scorso era stato un altro 10%, insomma questi grandi eventi possono essere un volano. Potrebbe essere ancora a Bocconi a fare... Io ho offerto la possibilità che venga affidata alla Bocconi per facilità, però se c'è qualunque altra università, la Bocconi al limite passerà il modello econometrico. Senta, sulla possibilità che il governo possa partecipare ai costi? No, l'hanno escluso, però ripeto, dalla valutazione costi e benefici la nostra risposta è che ovviamente a valle di questa valutazione, se gli enti locali si prendono tutta la responsabilità sui costi, devono essere in qualche modo coinvolti nei benefici. Ma facciamo fare all'università. Senta, solo cambiando un attimo argomento, sì. da sindaco e da osservatore, sì, diciamo, esterno, cosa pensa della decisione della Lega di giocare la Supercoppa a Jeddah in un paese, diciamo, che non garantisce gli stessi diritti a uomini e donne? Difficile valutare. Io non sono entusiasta del fatto che per ragioni di business capisco l'impatto mediatico, la TV, non si giochi in Italia. Però questi eventi hanno suscitato polemiche anche in passato, anche quando si è giocato in Cina. Per cui andrei oltre, non mi entusiasma ma andrei oltre. Tornando al tema delle Olimpiadi, però il CONI ha anche espresso preoccupazione sulla candidatura di Stoccolma. Oggi di fatto siamo in impasse perché non c'è governo e il comune di Stoccolma è tiepido. Se però trovassero una formula per mettersi tutto d'accordo diventerebbero molto forti. Sono molto forti all'interno del CIO e dell'assemblea del CIO e a differenza da noi non ha mai fatto Olimpiadi e quindi questo è, qui dobbiamo un po' sperare che questo... È cresciuta la preoccupazione rispetto a... Sì, è cresciuta la preoccupazione, per cui dobbiamo essere molto attenti, però lo capiremo abbastanza a breve perché da quello che sappiamo il governo in Svezia si fa o nei prossimi giorni oppure si va a nuove elezioni. Andare a nuove elezioni presumibilmente intorno a Pasqua gli creerà qualche problema. I vostri prossimi passi tecnici con il CIO quali saranno? Si continua nella relazione, aspettiamo la loro visita. Al momento noi dobbiamo lavorare appunto per essere sicuri che tutte le garanzie che vanno date verranno date, non sono fiduzioni bancarie, sono lettere di intenti. Per firmare queste lettere però è chiaro, tutti vogliamo una valutazione economica fatta da un ente terzo.